Ciao, sono Stefano Savini. In questo video vi faccio vedere come poter effettuare un ordine tramite il nostro sito. Siamo qui nell'home page del sito, dobbiamo scegliere la categoria di cui dobbiamo usufruire, in questo caso piante da orto, piante aromatiche o agrumi. Andiamo in piante da orto, selezioniamo una categoria di piante da orto, in questo caso piante di pomodori, poi si aprirà il menu con scritto tutto quello che c'è disponibile. Dove c'è il puntino rosso non disponibile, ovviamente non si può acquistare. Dove c'è il puntino verde con scritto disponibile, si può comprare. Questo è un pomodoro ciliegino Redbook, ad esempio. Qui c'è la quantità di cui vogliamo acquistarne. Qui c'è scritto 1 in automatico. Per aumentare le quantità basta scrivere su più. Una volta scritto 10, 20, quelle che volete, facciamo 20, basta spingere aggiungi e automaticamente si aggiungerà al carrello. Il carrello compare le 20 piante ordinate, 20 articoli. Per continuare l'acquisto si ritorna in categorie, si va in tipo cetrioli, si va nella categoria cetrioli, sono disponibili tutti e aggiungo 2 cetrioli, aggiungo. Ho aggiunto i cetrioli e vedi, mi dà 22 articoli nel carrello. Poi posso andare in un'altra categoria, piante di agrumi, per esempio. Mi si apre piante di agrumi e compro una pianta di bergamotto. Naturalmente posso andare su, aumentare le piante e tornare indietro e non comprarle. Faccio aggiungo una pianta di bergamotto al nostro ordine e poi mi trovo in questa pagina. Basta, non voglio comprare più niente e vedo procedi l'acquisto. Clicco qui, mi dà tutto quello che è disponibile. Mentre sono qui posso scegliere di aumentare o calare le quantità. Basta fare più o meno e spingere alla fine aggiorna. Ho comprato 17 piante di pomodori, facciamo 18 perché 17 porta male, esatto. E adesso voglio pagare queste piante. Come faccio a pagare? Vado giù, posso scegliere i metodi di pagamento, PayPal, bonifico bancario o contrassegno. E vado qua a destra nel bannerino, vai alla cassa. Qui metterò i dati, i miei dati completi, ovviamente sono già memorizzati, il numero di telefono, la provincia, i dati devono essere corretti per via che venga mandata la roba nell'indirizzo corretto. Si può scegliere di fare anche una spedizione a un indirizzo differente. Se l'indirizzo corrisponde a quello che avete inserito qui nel bannerino di sinistra, va benissimo indirizzo di fatturazione, altrimenti potete aprire questo qui e mettere un nuovo indirizzo dove inviare la merce. In questo caso la vogliamo al nostro indirizzo. E poi ci sono i metodi di pagamento, c'è PayPal, che si paga ovviamente con la carta di credito registrata PayPal, oppure bonifico bancario o contrassegno. Se pagate con bonifico bancario devo prima verificare che sia arrivato il pagamento nel conto corrente, quindi passerà un giorno o due. Per contrassegno la merce viene inviata subito e si paga direttamente in contanti corriere. In questo caso facciamo un contrassegno, ci clicco sopra, contrassegno, vado qua di sotto e mi scrive concludo l'ordine. Abbiamo ricevuto correttamente, vi arriverà un'email dal nostro sito con la conferma dell'ordine e il giorno in cui vi arriverà la merce. Grazie a tutti, ciao da Stefano Savini.